Io stesso non avrei potuto fare di meglio. Se avete finito, anche perché non l'hai fatto. In giro a fare il lavoro del lemure, torniamo a lavorare? Sì. Mi serve un asse da stiro. Marty, porta Gloria con te. Ok. E ci servono i suddetti pezzi di legno e i 15, come si chiama? I 15 manifesti messi. Effettivamente devo ammetterlo, qui a Pisa manifesti e legno ne abbiamo trovati veramente pochi. A Roma ne avevamo trovato una marea di legno, talmente tanto che veramente che cacchio ce ne facevo. Beh, ora dobbiamo solo trovare degli spazi vuoti. Ma che poi mi stavo facendo due domande nell'insieme. Ma tutti questi oggetti, Skipper, come li usa insieme? Che correlazione hanno fra di loro? Cactus, pizze, vabbè, sono per Julian, e l'asse da stiro. Comunque, abbiamo detto che dobbiamo trovare altri 9 di... come si chiama? Di manifesti. Il legno siamo a posto. Gli oggetti sotto, ormai abbiamo capito che fanculo non ci servono, però, ehi. Chi se ne frega, voglio comunque cercarli. Ad esempio, guarda qui in acqua che cosa abbiamo. Ah, anche qui a Pisa sono arrivate le magistrali rose d'acqua. E le alghe sono tornate a brillare. Grandioso. Tanto ve l'ho già detto, non servono a niente? Sì, l'abbiamo accurato ormai questa cosa. È bello andarli a cercare questi oggetti? Ma anche no, visto che sono uno sparsi in maniera... stupida, come abbiamo denotato dalle pizze dell'altro giorno, dell'altra puntata. Quattro pizze una sopra l'altra che giravano. Vortice di pizza! Oppure zone in cui questi suddetti collezionabili ne mettono uno in un punto incredibile che non raggiungeresti neanche, ma proprio se ci pensi. E altre volte invece te ne mettono 50 tutti insieme in un'unica zona. Oppure, ad esempio, cosa che effettivamente... non si capisce fin dall'inizio, l'obiettivo della città sono 15 in totale per tutto il livello, non 15 per ogni singolo livello. Altro parchetto oscuro dove le persone brutte si scambiano le siringhe. Guarda, guarda, questa era la zona che vi avevo detto l'altra volta, quella dove dovevamo liberare Alex e quell'altro, che vi avevo detto che era totalmente vuota perché qui ci saremmo dovuti tornare e non avevano riempito nulla. Ecco il motivo. Era ovvio, uno, che ci saremmo dovuti tornare. E due, beh, i suddetti collezionabili che hanno messo qui in giro non è che siano granché come al solito. Però, ehi, non ci possiamo mica lamentare per sempre. Marty? Che fai? Non andare verso la guardia. Salve, sono solo un'italiana che passa qui per le strade ad attaccare i manifesti. Aspetti, Esti ha girato, per favore, signore. Sono di nuovo me. Ecco fatto, grazie. Dunque, il nostro obiettivo si trova là. Credo nella stessa zona più o meno dove avevano arrestato questi due. Mi piace. Anzi, secondo me è un po' più di là, un po' più a sinistra. E per fortuna abbiamo abbastanza spazio dove attaccare tutti i manifesti. Continuiamo ad attaccare i nostri manifesti, che dobbiamo attirare la gente italiana al circo Zaragoza. Ed ecco qua il nostro ultimo manifesto. E adesso possiamo anche sbatterci nelle balle di metterne altri. Come anche potrei sbattermi di rompere le casse e prendere il legno, ma ehi. Vediamo. Il nostro obiettivo, come avevo detto, stava più o meno dove c'erano Alex e Martin. E credo di aver capito in che zona è il nostro tesoro. Però vorrei far allontanare la carappia animali qui. Si ne vada, per favore. Devo passare insieme a questi italiani. Mi sto mimetizzando fra di loro. Aspetti che prendo le roseline. Grazie. E perché no, giusto in barba alla legge. Attacco manifesto. Mi piace. Proprio sprezzante del pericolo. Io attacco tutti quanti i fogli. Ok, eccoci qua. Dobbiamo quindi rompere cassa. E basta, perché in realtà, come ci arrivo qui ora? No, in realtà forse... sono di nuovo me stessa. Mamma mia! Forse clippando poco. Però vabbè, fa niente. Mimetizziamoci. Ci sarà un metodo migliore per salire. Un metodo migliore che include salire sopra questo soppalco. Ma se scendo in acqua qui? Eccola! Bellissima come sempre! Che succede? Io pensavo fosse... alta tipo mezzo centimetro quest'acqua, però ehi. Cosa abbiamo qui? Ah, è una statua. Ma dai. Porca.
in barba proprio a ogni singola legge della fisica mondiale, Cristo. Ok, e come lo tiriamo su? Scusami, il fatto che sia qui ora, che cosa implica? Che io ci posso salire? Che cosa comporta il fatto che io ti abbia alzato, o statua? Non ne ho idea. Dobbiamo trovare un modo per salire là sopra ora. Non ho proprio idea di come dovrei arrivare là sopra io. Allora, c'è tutto il percorso sopra i tetti. Ma il punto è, come ci arrivo sopra quei tetti? Forse passando per i vicoli bui della Pisa? No, credo proprio di no. Qui ti rubano solo i reni. Ma ad esempio, appunto, aver tirato su quella statua, che cosa mi ha portato? A niente finora. Credo che un modo per salire ci sia, ma include saltare qua sopra. Così va meglio. Sto andando in negozio a comprare. Il punto è come ci arrivo qua sopra. Ah, ho capito, dobbiamo spostare la macchina in divieto di sosta. Eccola come. Mi scusi, signor italiano, ma la devo spostare. Lei è in divieto di sosta. Se riuscissi a colpirla, perlomeno. Non riesco a colpirla. Gli accaroppiatori. Buongiorno. Basta così. Merda, ci hanno scoperto. Non riesco a trovarlo. Ci credo che non riesci. Sono in acqua. Secondo te perché mi sono buttato? Stupido accalappi animali. Cioè, scusami, deve spostare la macchina Marty invece che Gloria? È ora di travestire. Provo a riprenderlo. Vabbè, facciamo le cose come si devono. Non si vede tutti i giorni. E non riesco a salirci comunque. Scusami, Eccolo. Ah, ok. Bastava solo andare un filo più avanti. Gloria, tocca a te, bella. Vieni. Dove sei? Perché ti mimetizzi con gli italiani? Mamma mia. Ecco fatto. Brava Gloria. Allora, andiamo avanti su questo ferro su questo filo. Per il bucato. Stavo dicendo il ferro da stiro. Per qualche motivo. Aspetta, Marty. Non riuscirò a fare nulla senza di te, Gloria. Ecco qua. Trovi un, te lo dico io. Quella tubua farà meglio a starmi alla larga. Beh certo, no? Come se tu potessi farci qualcosa. Nemmeno Julian è più pazzo di lei. Un altro tipo qualsiasi di New York. Nemmeno Julian è pazzo come tubo. Effettivamente. Magari si completa una vicenda, chi lo sa. Tiriamo giù il caminetto. Così questa povera famiglia italiana rimarrà senza riscaldamento anche questo inverno. Dunque, come arrivo da quella parte ora? No, sul serio, andare da questo lato a cosa mi ha portato? A niente, in teoria. Perché in pratica io dovrei arrivare lì, ma non ci arrivo con un salto. No, dai, vabbè. Non era proprio plausibile questa cosa. Dall'altro lato. Paparavan. Cioè, io ammetto, non ci avrei mai pensato che il cammino sarebbe stata la rampa di lancio per quella zona lì. Ma va bene lo stesso, va bene così. Prenditi i tuoi fiori di merito, Gloria. Quanti fiori sei? Te ne manca solo uno, pensa. Vieni Marty e vieniti a prendere il palloncino. Ma hanno messo il palloncino a Marty per come piccolo easter egg al primo gioco, in cui quando Marty prendeva i palloncini gli cambiava la voce con l'elio. E mi cambia la voce così. Ma porca troia, propendo. Ti odio. Odio tutti quanti voi che avete fatto... No, dai, che avete fatto questo gioco, no. I doppiatori non li odio, sono stati bravi. Allora, vediamo. Servirà prima Marty o prima Gloria qui? Dal mio punto di vista, credo che Marty potrebbe farcela, ma probabilmente non ce la farà. Che co... No, non l'ho capita. Che cosa è successo? Cioè, tu mi stai dicendo che la statua che ho tirato su mi ha fatto da controrampa e mi ha fatto risalire sopra? Ma poi non l'ha neanche toccata, cioè è proprio andata... Vabbè, guarda. Va bene così. Dunque, ora, Gloria, puoi passare dall'altro lato. Vieni di qua, Gloria, non cadere.
E ora come vado avanti? A parte che su cosa sono appoggiato io? Scusami. Aspetta, Gloria? Su cosa stai camminando? Ho capito. Marty, tocca a te. Ma perché dare un calcio alla scatola quando puoi semplicemente spingerla con la tua forza animalesca? Eccoci arrivati. Oh, finalmente. Marty, un aiutino. Marty? 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 Ehi Marty, un aiutino. Marty? Dove cazzo è finito la ze... Marty, che cosa ci fai là sotto? Stupida zebra. Apri sto cancello. Ehi, Gloria, vieni qui, bella. Allora Marty, non ti parla mai di me? La domanda è, parla mai di qualcos'altro? Vabbè, effettivamente questo è giusto. Oh, ecco qui l'asse da stiro. L'abbiamo rubato una povera donna italiana che ora non stirerà più in casa. Missione compiuta. Abbiamo trovato l'asse da stiro. Pam pam. Fate presto. Ok gente, le cose che i ragazzi hanno sparpagliato in giro non si raccolgono da sole. Ma va? Andate a prendermi un po' di provviste. Andate a fanculo. Ok, vado. E direi, giusto per amor di causa, scegliamo Gloria. Ah, ma non è quella... Ok, è la versione brutta, quella in cui devi anche muoverti. Pensavo di nuovo la corsa in cui dovevamo scappare. Dai, da Dubois. Le città italiane dicono che Pisa sia il pezzo forte. Oh, divertente! Che cacchio ti ridi, Gloria? Ha solo detto che Pisa è il pezzo forte, non è che ti ha fatto la battuta del secolo. Vabbè, io continuo a seguire questo percorso, anche se probabilmente vincerà Melman. Però ho trovato un orologio, attenzione. Allora, aspetta. Prendi questo. Altri tot secondi. Giusto per riuscire. Altro orologio, non ci arriverò mai. Non ci arrivo. Cazzo! Tanto così dall'orologio, come al solito. Vabbè, 5 stelle San Montana.